qualche idea di quanto varranno quei quadri? Quanto possa essere utile alla sua carriera? Lei ha idea che balletto a 3 mesi dalla scomparsa è, se non sbaglio parola, grotesco, opportunista, volgare. Volgare? Ma sa quante cose volgari ho fatto per creare una star? Le crede che io faccia tutto questo per soldi? No, no. Io riesco a mangiare solo quando sento l'odore del successo. E io amo mangiare. Anzi, proporrei un brindisi. Io certe volte penso che lei avrebbe potuto ucciderlo. No, no. Signorina, su col morale. Com'era Fabris, signorina, nell'intimità? No, non lo conoscevo così. Noi eravamo... amici. Noi eravamo amici. Si dice così, no? Amici, amici. Chissà in Russia cosa si intende con amici. Amici, solo amici. Dopo che ti ho mantenuta, ti ho dato una casa, ho trasformato la tua vita da puttana. Non ci diamo più neppure la mano. E perché poi dovremo darci la mano dopo tanti anni? No, lui non mi dà la sua mano e non gli do la mia. Anche il più timido tentativo significherebbe la fine. Addio cuore mio, addio anima mia fedele, questi toni sarebbero la naturale conseguenza di una stretta di mano, automaticamente, sì, 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 certamente, sarebbe un addio purissimo, senza se e senza ma, come dire. Io corro da lui, ma da dietro. Io lo afferrerei da sotto le braccia e con le ginocchia farei leva sulla schiena per alzarlo, io me la sono già immaginato. Se proprio bisogna toccare, le mani ci aspettano più proprio. E se ci vogliono gli sguardi, allora per favore, nella stessa direzione. Se è proprio necessario, allora così. Parlato con me, gli avrei dato tutto il mio coraggio, gli avrei detto: vedi cosa sei per l'universo. Non volle vedermi più. Io sarei andata per l'Italia e dappertutto lui lasciò che mi rinchiudessero nel mio convento. E intanto si ammalava per non essere splendido come io sapevo che era.